più, la tua gioielleria di fiducia nel centro di Voghera. Ti aspettiamo in via Emilia 109. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Casteggio risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. È morto ieri Gianroberto Casaleggio, imprenditore politico, fondatore con Beppe Grillo del Movimento 5 Stelle. In queste ore stanno parlando in moltissimi della sua morte e tra i tanti se ne è occupato Vauro, il noto vignettista celebre anche per le apparizioni nei programmi di Michele Santoro. A far discutere è stata proprio una vignetta che l'artista ha disegnato poche ore dopo la morte di Casaleggio. Una vignetta che ritrae un burattino con le sembianze di Beppe Grillo, ma un burattino senza ragione d'esistere, cioè senza più il burattinaio praticamente. Al di là della sua opinione politica in merito, pensa che la vignetta sia stata fuori luogo come hanno scritto in molti, oppure in un qualche modo è giusto tutelare dietro quell'etichetta che sentiamo spesso, cioè il diritto alla satira? Io condivido il diritto alla satira, mi spiace umanamente, ci sta poi che possa esserci delle scuse da parte dell'autore per magari l'inopportuna presentazione della vignetta proprio al di là dell'evento, però tutto sommato fa parte della satira, non è una cosa offensiva, non si rivolge né ai familiari, né alla famiglia, né al lutto che ha colpito la cosa, ma a quella carica politica magari o pubblica che ha questo personaggio. Diritto alla satira c'è sempre stata, mi sembra corretto che ci sia, cioè è così, è vero, c'è una morte di mezzo, però c'è sempre stata la satira, non so cosa dire in proposito. Beh, mi sembra che sia una vignetta un pochettino pesante, però la satira bisogna risparmiarla e bisogna anche portarla, perché abbiamo visto anche casi europei quando hanno fatto l'attentato, il giornale satirico in Francia, a Parigi, si ricorda che sono usciti con questo. Però insomma anche rispettare la persona che è mancata mi sembra una cosa che insomma non è così tanto facile rispondere sì o no, bisogna un po' vedere le cose come si prendono. Pensa che effettivamente Beppe Grillo fosse un po' il burattino di Casaleggio e che quindi i pentastellati, senza quello che veniva definito il loro guru, ora siano un po' allo sbando, oppure no? E bisognerebbe conoscere quali sono i rapporti che intercorrono tra le due persone e aver partecipato a qualche riunione. Così da fuori è troppo facile, in base a quanto ti riporta una voce o l'altra puoi avere un'opinione politica o meno su quello che è il rapporto tra i due personaggi, quindi è una cosa loro. Questa qua è una domanda difficile, perché come si fanno a sapere certe cose? Però mi ricordo sempre che bisogna, il vecchio proverbio che diceva che bisogna nascere per essere belli e la morte completava il ciclo, che siamo tutti bravi quando si muore, tutti bravi sia politicamente, con industrie, con carattere, con persone. Ecco, io la penso così, dopo non sta a me giudicare più di tanto. Lei pensa che effettivamente Beppe Grillo fosse un po' il burattino? Sì, io la vedo così.